Diciamo che a Catanzaro in un anno e mezzo, il primo anno abbiamo pagato tutti la confusione forse della società inesperta, perché tre allenatori, tre direttori, quindi non era semplice, e soprattutto con una tifoseria esigente. Quindi il primo anno penso che abbiamo pagato un po' tutti questo. E quest'anno forse mentalmente non sono mai andato a Catanzaro, perché già in estate volevo cambiare aria e sono rimasto lì, mi hanno fatto rimanere lì, e quindi forse mentalmente non sono mai andato. Non è semplice spiegare. C'è stato un allenatore, è arrivato un allenatore forse che non sposo al massimo la sua veduta di gioco, e quindi forse era meglio per la mia carriera andare via che rimanere. Senti, hai un gol da farti perdonare segnato qui qualche anno fa. Qualche anno fa lo ricordo benissimo, soprattutto perché qui è uno stadio bellissimo, e quindi cercherò di farmi perdonare. Prenderò la 11, è una squadra molto giovane, di prospettiva, quindi poi con un mister sicuramente molto bravo e con un direttore che è bravo a scegliere i giovani, quindi che gioca molto bene a calcio. Quindi Infantino è un giocatore per noi importantissimo, credo che la piazza se lo meriti. Ho visto tutti i gol di Infantino ed è un vero centravanti, forse quello che negli ultimi anni non abbiamo avuto. Abbiamo un anno e mezzo di contratto con lui, anche lui è un giocatore che costa, però anche lui ci ha messo qualcosa di suo per poter indossare questa maglia. Maurizi mi ha sempre detto che lui era suo figlio, e quindi che non mi avrebbe mai detto di portarlo qui, e quindi è stato una gran persona, e quindi noi lo abbiamo portato perché non pensavamo di portare Infantino, cioè perché per noi è un giocatore che forse per quello che è oggi il calcio a Teramo non ci potevamo neppure permettere, però ci siamo sacrificati per dare quello che più noi potevamo fare, perché avevamo anche altri profili. Penso che qualcos'altro faremo, o uno o due in difesa, pensiamo, e poi saremo a posto, anche perché quest'anno abbiamo iniziato a costruire la squadra anche per il prossimo anno. Quindi Federico credo che ci porterà questi due nuovi elementi, e speriamo che li scelga come Infantino.